A questo punto chiamo a intervenire sul palco Paolo Flores d'Arcais, direttore di Metromega. Ci sono due Italie, l'Italia di Giorgio Ambrosoli e l'Italia di Michele Sindona, il banchiere amico di Andreotti e del Vaticano. Due Italie, l'Italia del governatore della Banca d'Italia Baffi e del suo più stretto collaboratore Sarcinelli, che non si piegarono al diktat di Andreotti per salvare Sindona, e l'Italia di quella che era allora la Procura di Roma, porto delle nebbie, dei giudici Alibrandi e Infelisi che fecero incriminare Baffi e arrestare Sarcinelli. C'è l'Italia del giudice Rosario Livatino, morto a 38 anni, ucciso dalla mafia a cui non dava tregua, e l'Italia di chi lo definì sprezzantemente un giudice ragazzino, quel Cossiga che passerà alla storia solo per Gladio e per Giorgione Masi. C'è l'Italia di Craxi condannato in via definitiva a 10 anni e che vogliono farci passare come un esule, quasi che si chiamasse Mazzini. E l'Italia, di Borrelli, che di fronte al pericoloso sgretolamento della volontà generale e al naufragio della coscienza civica, chiedeva a tutti: è dovere della collettività resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del Piave. C'è l'Italia di Falcone e Borsellino. E della compagna di Falcone, Francesco Morvillo, e degli uomini e delle donne delle loro scorte, che nessuno ricorda più, ma che io voglio ricordare nome per nome: Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Walter Cusina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Claudio Traina. E c'è l'Italia del mafioso ergastolano Attilio Mangano e di coloro che lo considerano un eroe. C'è la loro Italia e c'è la nostra, quella che voi qui rappresentate, della serietà, del volontariato, del lavoro precario e anche negato, e la loro Italia di un regime infame dei corrotti e dei mafiosi, dei loro ruffiani e delle loro prostitute. Nove anni fa scriveva Indro Montanelli: l'Italia berlusconiana è la peggiore che io ho mai visto. La volgarità, la bassezza di questa Italia non l'avevo vista né sentita mai. Il berlusconismo è veramente la feccia che risale il pozzo. Questa Italia della feccia che risale il pozzo si appresta al golpe finale in tre leggi, anzi tre nefandezze: processo breve, intercettazioni, legittimo impedimento.
non le intercettazioni illegali di Pio Pompa, braccio destro del generale Pollari, Pio Pompa che Berlusconi ha portato in Parlamento per premiarlo di quelle intercettazioni illegali, ma quelle legali dei magistrati per scoprire ladri e violentatori, politici corrotti e magistrati infedeli. Noi di tutte queste inchieste non potremo sapere più nulla se passa questa legge, non potremo sapere più nulla come nell'URSS di Brezhnev ieri e nella Russia di Putin oggi. Non sapremo più nulla degli imprenditori ammanicati con la protezione civile che sghignazzano sui profitti da sciacalli mentre ancora si scava. Ma non sapremo neppure più nulla dei vecchi del Santa Rita di Milano sottoposti a operazioni inutili nella sanità lombarda di Formigoni, trattati come cavie per aumentare i profitti. E meno che mai sapremo qualcosa della mega truffa che si sta scoperchiando sotto i nostri occhi e che supera anche la fantasia di scrittori come Giancarlo De Cataldo e il loro romanzo criminale. Quando leggiamo di questo Mokbel al centro della Roma nazifascista e di una rete di sostegni in cui ci sono anche persone che il sindaco Alemanno ha voluto assolutamente alla testa di alcune delle più importanti aziende della capitale. Con queste tre leggi sarà il pana libera tutti, sarà il rubate a man bassa, sarà spolpate in libertà, perché poi la menzogna sistematica del piccolo schermo coprirà tutto minzolinianamente. E allora tra democrazia e dispotismo non c'è alleanza possibile, non c'è inciucio ammissibile, perché neppure il compromesso e la mediazione sono possibili. O democrazia o dispotismo. L'onorevole Fini è uno dei pochissimi dirigenti ex neofascisti ad aver maturato un'autentica scelta liberale. Altri sono passati dal vecchio neofascismo del MIS al neofascismo crasso e opulento del berlusconismo. Lei, onorevole Fini, sa certamente che in assenza di un'opposizione degna di questo nome, fin troppe speranze dell'Italia repubblicana si rivolgono a lei. Ecco perché le diciamo, onorevole Fini, che non può bastare affermare solennemente il proprio credo democratico nei libri, citando Tocqueville e Hannah Arendt. Bisogna praticarlo nella quotidianità dell'azione politica, opponendosi al processo breve, che poi è il processo morto e che è poi l'impunità eterna, e alla chiusura delle intercettazioni e al legittimo impedimento che configurano il regime della impunità più assoluta e che vogliono coprire quel vero e proprio labirinto di cloache su cui poggia questo regime. Paolo Flores d'Arcais, dobbiamo purtroppo invitarti a chiudere con una battuta sola. Chiudo con l'ultima frase. Ieri Berlusconi ha accusato i magistrati di essere peggio dei criminali. Di fronte a questo noi ci aspettiamo un intervento da baluardo del Presidente della Repubblica. Ma quel baluardo, ma il vero baluardo comunque è già qui. Siete voi e con voi l'Italia che batte all'unisono con questa piazza. Noi lo diciamo, io credo di interpretare il pensiero di ciascuno di noi.
come si diceva un tempo nelle lotte operaie degli anni 50 e 60. Signor Berlusconi, noi resisteremo un minuto di più del regime. Grazie, c'è lotta, c'è speranza, e la speranza siete voi. Grazie Paolo Flores Barcais.